Marina Sozzi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Benvenuta qui, anzi bentornata nel posto delle parole per un appuntamento molto importante che desideriamo sottolineare insieme con Marina Sozzi, ovvero un appuntamento riservato a un'associazione Onlus, Infine Onlus, ed è una cosa importante. Crediamo che la consapevolezza della mortalità e quindi dell'umana fragilità stia alla base di una vita serena e della solidarietà tra gli uomini. Per coloro i quali non conoscessero questa associazione, infine, in che cosa consiste, Marina Sozzi? Guardi, per cercare di essere estremamente sintetici, io direi che noi affrontiamo quelli che sono i nodi complessi dell'esistenza, in particolare quei nodi che nella nostra cultura sono molto trascurati. E sono tutti quelli che girano intorno, muovono intorno all'idea della perdita. Non ci piace perdere qualcosa, non piace a nessuno naturalmente. E quando noi perdiamo una persona cara, quando noi perdiamo la giovinezza, quindi invecchiamo, quando noi perdiamo la salute, ci ammaliamo e dobbiamo convivere con una malattia, ma anche quando perdiamo il lavoro, quando perdiamo l'amore, cioè quando affrontiamo comunque nella nostra esistenza dei nodi complessi, molto spesso nella nostra cultura ci ritroviamo in una solitudine veramente siderale, e questo è trasforma questa esperienza di perdita, che comunque è un'esperienza dolorosa, in qualcosa di molto difficile da superare. Allora, infine, Onlus ha proprio questo obiettivo di aiutare chi soffre per un tipo di perdita, di quelle un po' che vi ho citato, a affrontarla cercando anche un po' una finestra. Ogni perdita è anche un cambiamento, e il cambiamento contiene sempre in sé anche una finestra verso delle possibilità che sono possibilità positive, o quantomeno delle possibilità di crescita, e noi cerchiamo di aiutare. E quindi, per esempio, aiutiamo chi assiste una persona con Alzheimer o altre forme di demenza. Questo, ahimè, è un problema verso il quale stiamo in i numeri stanno aumentando in modo vertiginoso con l'aumentare dell'aspettativa di vita, e molti di noi si trovano in un'età non più così giovanile ad affrontare il problema di un genitore con una demenza, e diciamo anche con molto scarso supporto pubblico. Allora, uno dei progetti di sostegno di Infine Onlus è proprio quello di aiutare queste persone, da un lato, a saperne di più e quindi essere dei curanti migliori, dall'altro quello di reggere dal punto di vista emotivo senza andare in pezzi, perché è un'esperienza molto dura. E l'altro, direi, punto fondamentale, proprio incentrato sulla perdita, è quando ci muore qualcuno che c'è caro. Noi abbiamo intorno tutti quanti, i nostri amici, i nostri parenti, nei primissimi giorni dopo una perdita, il giorno del funerale, quelli magari immediatamente successivi. Poi però si tende a pensare che il lutto sia un problema del tutto soggettivo, del tutto individuale e interiore, e quindi la comunità si disgrega intorno a colui che ha subito una perdita di una persona cara. E anche in questa direzione noi lavoriamo molto, e abbiamo già due gruppi nel corso di un anno, appunto, lei faceva riferimento al nostro compleanno, abbiamo organizzato una festa, no? In cui racconteremo quello che abbiamo fatto nel 2015 e racconteremo quello che, ampliando molti progetti, andiamo a proporre nel 2016,
E quindi appunto si tratta di, dice, per riguardo al lutto, in questo anno di attività, già due gruppi cospicui si sono formati di persone che si aiutano reciprocamente, a superare, il malessere del lutto, che non vuol dire superare il ricordo, naturalmente, che non vuol dire superare l'amore per chi non c'è più, ma vuol dire conviverci in una maniera positiva. E qui sta la chiave del tutto, conviverci in maniera positiva. E per convivere in maniera positiva non vuol dire dimenticare subito, ma vuol dire fare esperienza del lutto. E l'esperienza del lutto, del dolore, credo che sia un po' come quella del perdono, che non può essere veloce, ma ha necessità di essere sedimentato. E in questa sedimentazione c'è Esatto. veramente l'esperienza e anche di capire il senso di una perdita, altrimenti nella velocità delle cose, nella velocità anche di quello che succede nei lutti, sia sempre la fretta, compresa quella del lutto relativamente alla morte, ma anche qui c'è necessità proprio di avere quella sedimentazione per capire non il significato, ma quantomeno di avvicinarsi. E l'associazione, infine, Onlus, che compie un anno, leggo qui, un anno in cui abbiamo sostenuto le persone in lutto, i malati di Alzheimer, i loro familiari, chi vuole affrontare meglio il passare degli anni, un anno da raccontare, e tutto questo verrà festeggiato. Perché è necessario festeggiare, perché non è un'associazione triste, perché è un'associazione che in fondo racconta qualche cosa e vuole raccontare il senso ultimo della nostra vita, ma anche il senso del dolore. Il dolore bisogna guardarlo in faccia, non è una cosa da cui noi ci possiamo sentire sempre altro. Il dolore ci verrà sicuramente incontro alla morte pure. E infine Onlus racconta. Conta quest'anno di attività ed è stato un anno importante perché il primo anno è un anno in cui, gettando le basi, si determina anche un progetto, una missione, si crea un'identità e tutto questo lo racconterete l'11 febbraio al Teatro Vittoria. Esattamente, abbiamo messo un titolo un po' provocatorio, finché c'è morte, c'è speranza. Qualcuno ci ha chiesto: ma perché questo titolo, che cosa significa? E allora noi abbiamo voluto, sì, fare un po' questa provocazione, cioè noi viviamo proprio in una cultura che vive da un lato appunto in questa velocità di cui lei parlava, dall'altro lato nel mito della vita eterna, ma la vita dell'uomo ha senso solo nel contesto della mortalità, e questo è stato un po' un modo per sottolineare questo aspetto. Immaginiamo come sarebbe un mondo senza ricambio generazionale, abitato solo da immortali che sono occupati egoisticamente solo della loro stanca felicità, perché poi la vita, come dire, stanca a un certo punto, no? E quindi davvero la mortalità è il contesto nel quale noi dobbiamo stare e imparare a stare. Non è affatto facile, naturalmente, sapere non soltanto con la testa, ma con il corpo, con i sensi, con tutta la propria persona, che si è mortali e che quindi ogni momento della nostra vita è prezioso, perché poi il regalo che ci fa la mortalità è questo. E vogliamo festeggiare questo, sostanzialmente. Mi piace molto l'immagine di Marina Sozzi quando dice l'immagine dello stare, ecco, stare vicino al dolore, vicino alla persona che è in lutto, spesse volte ci pone nella condizione di dover parlare, raccontare, invece è il senso dello stare, no? Il riferimento che può essere religioso, ma è un riferimento importante, Stabat Mater, ecco, proprio come ha raccontato proprio anche la musica, il senso dello stare, cioè il senso della presenza, ecco, e quindi credo che sia veramente molto molto importante. Marina Sozzi, lei filosofa, ha dedicato alla morte tanto tempo e tanto percorso di ricerca e anche un libro che noi abbiamo raccontato, credo ormai 2 anni fa, Edizioni Chiare Lettere, Sia fatta la mia volontà. In tutto questo tempo, com'è il nostro rapporto con la morte? Questo sempre è una domanda molto difficile. Io mi sono dedicata per tutto questo tempo alla morte, a partire da un'esperienza personale, che è stata un'esperienza di malattia, e credo che
il percepire appunto col corpo di essere mortale mi abbia aiutato fin da un'età più giovane di quanto non accada normalmente a mettere un po' a posto le priorità, cioè, e a rendermi conto anche, guardare a questa cultura nella quale noi viviamo con un paio di occhiali un po' più critici e un po' più distaccati. E forse questo ha davvero poi anche aiutato la mia vita, oltre che far sì che io mi occupassi di questo nel mio lavoro. E quindi c'è un po' in me un'urgenza di comunicare questo percorso. Poi devo dire che sono anche profondamente convinta che questo è un percorso mai raggiunto una volta per tutte, cioè io non posso dire oggi io sono totalmente conciliata con la morte, credo che sia sempre qualcosa che si costruisce ogni giorno nella consapevolezza di quali sono le cose importanti e quali non lo sono. Ecco, è proprio questa capacità di discernere che ci restituisce il rapporto con la morte, e la capacità di stare oltre che di fare, oltre che di agitarci, oltre che di correre. Oltre che di correre, quindi c'è un senso anche del guardare la realtà, sicuramente, come diceva poco fa Marina Sozzi, con altri occhiali, è un modo per guardare in faccia la vita e anche partecipare a un incontro come quello che citavamo poco fa, quello dell'11 febbraio prossimo alle 18:30 al Teatro Vittoria a Torino. Ci sarà un appuntamento particolare per festeggiare l'associazione Infine Onlus, è uno spettacolo, anche qui il senso della leggerezza di questo spettacolo si addice proprio a questa forma che ha il progetto di Infine Onlus. Sì, per noi la leggerezza è importante, perché solo con la leggerezza si può raggiungere questa consapevolezza. Il peso non ci aiuta a conciliarci con la morte e nemmeno col dolore. E allora abbiamo voluto fare uno spettacolo di tessuti aerei, che è un po' un insieme, diciamo, tra delle evoluzioni acrobatiche quasi di tipo circense e il teatro, no? Un insieme tra queste due cose, le danzatrici, possiamo dire, perché è una sorta di danza, sono Patrizia Longo e Anna Luce Marchione, e per noi è proprio simbolico il fatto di avere scelto questo spettacolo piuttosto che non un altro, proprio a simbolizzare che tutti i discorsi che noi facciamo devono, vogliono essere improntati alla capacità di essere leggeri, no? Perché essere leggeri non vuol dire essere superficiali, essere leggeri vuol dire comprendere anche la fragilità, la vulnerabilità. Lei prima ha letto quello che è un po' il nostro motto, no? La fragilità, la vulnerabilità, se noi capiamo di essere vulnerabili diventiamo anche molto più generosi e molto più solidali nei confronti di chi magari ha una fragilità, una vulnerabilità più evidente della nostra. E non sempre sentirci questo dovere di essere forti, tutti di un pezzo di rocce, no? Non siamo rocce, siamo umani. Non siamo rocce, siamo umani, e questo è importante. Scalfire questa nostra presunta roccia è necessario. Marina Sozzi, prima di salutarci, qual è il libro che ne fa compagnia in questi giorni? Io ho colto questa suggestione che mi è venuta proprio da lei e ho appena finito di leggere questo bellissimo Sendino Muore che mi ha accompagnato proprio così nella preparazione anche di questo spettacolo. Poi il racconto di questa straordinario personaggio di medico donna Africa che si avvicina alla morte, vuole raccontare il suo percorso spirituale in questo avvicinamento. In realtà il libro poi non lo scrive lei, lo scrive il cappellano che l'accompagna, ma
ho trovato soprattutto la seconda parte del libro di una ricchezza infinita, ed è proprio un libro che ci fa sensibilmente percepire che è possibile anche morire, avvicinarsi alla morte, che non è necessariamente una